Vi ringrazio veramente tanto, venire in queste piazze il fine settimana ci dà quell'energia che poi ci serve per portare la vostra voce all'interno di quei palazzi. Certo non è facile, però è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. In un sistema ormai totalmente appiattito e allineato alle follie demenziali ormai di una schiera di tecnocrati che non sanno più cosa significa vivere realmente al di fuori di quei palazzi, serve qualcuno che una volta intanto provi a dare un bagno di realismo, di non pretendo di avere la verità in tasca, ma di normalità a quelle persone che ormai hanno totalmente perso il senno. Io, come tutti voi ovviamente, siamo esseri umani, alterno momenti di pessimismo nei quali mi sembra che noi questa partita la stiamo perdendo, a momenti in cui invece mi rendo conto che questi qui sono ormai ai colpi di coda, perché più folli sono le norme, le leggi che un regime fa, e più vuol dire che la loro fine politica è vicina. E allora come commentare per esempio l'ultimo DPCM che ci hanno regalato una perla, che ci hanno regalato 2-3 giorni fa? Addirittura ci dicono che ai non vaccinati, cioè a chi non ha il Green Pass, è concesso, bontà loro, entrare negli esercizi commerciali, nei mercati, nei supermercati, però attenzione, perché se no il governo ci rimane male, dovete comprare solo beni di prima necessità. Allora voi vi immaginate l'idea di una persona poveretta che entra lì dentro e allora può prendere la pasta, può prendere il formaggio, può prendere il pane, ma poi dice, porca miseria, ma i biscotti li posso prendere? Cioè, allora, queste persone qui sono persone che vogliono fare loro il CSO a noi, ma secondo me dovrebbero farlo a loro il CSO, perché una persona che arriva anche solo a pensarlo questo, figuratevi a scriverlo in un DPCM, che tra l'altro è un atto amministrativo, c'è un atto amministrativo con cui giocano con i nostri diritti. Una persona che arriva anche solo a pensarlo questa, cioè è fuori dalla normalità, dalla grazia di Dio. Poi la sera, grazie Mario Draghi, sul sito del governo le FAQ, perché ormai neanche più il decreto legge, neanche più il DPCM, addirittura i nostri diritti vengono decisi da una pagina pubblicata chissà da chi sul sito del governo, che ci ha tranquillizzato e ha detto no, non vi preoccupate, una volta che siete entrate abbiamo scoperto che siete già dentro, e quindi potete comprare il cavolo che vi pare. Grazie Mario Draghi, grazie. Grazie. Cosa gli vuoi dire? Allora noi, questo è anche un momento di gioia, un momento in cui ci fanno sentire pazzi, quando magari ci fanno sentire soli, ci fanno sentire pazzi, ci fanno sentire sbagliati. Noi non siamo sbagliati, ed essere qui tutti insieme ci aiuta a capirlo, ci aiuta a resistere, ci aiuta a darci a vicenda quella carica che ci serve, perché guardate, tanti di voi mi hanno ringraziato, ci ringraziano, c'è anche il collega Pino Cabros che parlerà dopo di me per quello che noi stiamo facendo. Noi non stiamo facendo niente di straordinario, noi abbiamo le spalle coperte, noi abbiamo la possibilità, se lo vogliamo, di rivendicare, di difendere la nostra libertà di scelta, perché il Parlamento italiano ci mette nelle condizioni di farlo. Abbiamo, per nostra fortuna, io mi sento anche in colpa per questo, un minimo di sicurezza, di stabilità economica, possiamo, anche se lo desideriamo, non vaccinarci perché ci permettono di fare il tampone, non abbiamo un danno, diciamo, così forte alle nostre esistenze, però qui dentro ci sono tanti di voi che mi raccontano la loro testimonianza, persone che magari avevano un lavoro precario, ora sono stati sospesi, persone che devono fare un tampone ogni 15 euro, hanno figli, persone che stanno cercando di resistere in questo marasma con le spalle molto meno coperte delle mie e dei miei colleghi. Allora i veri eroi non siamo noi, gli eroi siete voi che state combattendo questa battaglia di dignità. Di dignità e di verità, perché qui nessuno vuole entrare più di tanto nella questione medica, qui si tratta semplicemente o sanitario, non c'è più nulla di sanitario in queste sciocchezze, perché voi mi dovete spiegare cosa c'è di sanitario nel dire a un ragazzino di 12 anni tu non puoi fare sport all'aperto ma è per la tua salute. Cosa c'è di sanitario? Non c'è più nulla di sanitario, così come non c'è più nulla di sanitario nel dire a un medico che magari ha 20-30 anni di esperienza sul campo e vorrebbe stare a combattere il Covid in corsia, non c'è nulla di sanitario nel dire tu non puoi lavorare,
Tu sei sospeso, ma come? Siamo in emergenza sanitaria e sospendi i medici? Ma c'è qualcosa che non mi torna in questo ragionamento contorto. Allora non c'è più nulla di sanitario in tutto questo, è solo politica, anche quest'ultimo DPCM folle non farà altro che spostare altre fette di economia, togliendole all'economia di prossimità, togliendole al piccolo, togliendole al chilometro zero, togliendole alla piccola e media impresa, perché tu se dovrai fare un tampone per entrare in un negozio di abbigliamento, accenderai il computer, aprirai internet e manderai a prendere quello che vuoi sul commercio online. Quindi è un altro modo di drenare parte delle risorse dell'economia locale di prossimità che dà posti di lavoro e paga le tasse verso le multinazionali che tasse ne pagano molto 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 poche. Allora noi stiamo semplicemente rivendicando il diritto di essere liberi, di scegliere, soprattutto nel momento in cui abbiamo capito che questa architettura folle del Green Pass non è neanche efficace a frenare i contagi. Perché sei mesi fa io gli potevo dare il beneficio del dubbio, va bene, state provando, siete in buona fede, ci state provando, magari questa cosa che a me non è piaciuta fino al primo momento magari funzionerà. Ora, dopo sei mesi di esperienza, con i contagi che sono decuplicati alle stelle, ogni nuovo Green Pass li ha fatti schizzare sempre più in alto, il super, il mega, il turbo, l'iper, e andavano sempre più su. Adesso che lo sapete che non funziona, adesso che lo sapete che il vaccino non frena i contagi, sapete che il vaccino al massimo è una protezione individuale, dovete lasciare le persone libere di scegliere se vogliono proteggersi o no, perché è il loro corpo! Non esiste più l'argomento del benessere e della protezione della società a livello collettivo, non esiste più, era una stronzata! Ci hanno detto fin dall'inizio, guardate che si farà l'immunità di gregge, e non era vero. Guardate che sì, va bene, l'immunità di gregge non c'è più, però almeno non vi contagierete, e non era vero. Sì, va bene, vi contagierete di meno, e non era vero. Cioè, non era mai vero. Allora, di fronte a queste persone che hanno mentito sistematicamente, noi chiediamo solo che venga rispettata e riconosciuta la nostra libertà di poter fare ciò che vogliamo del nostro corpo. Solo questo! E questa è una battaglia che si lega ad altre battaglie che ovviamente vanno tutte in quel filone di resistenza a un pensiero unico neoliberista che in questi anni ha fatto strame dei nostri diritti. Questa elite in 30 anni ci ha detto sempre che c'era un'unica via e che era l'unica cosa, che c'era una sola cosa da poter fare, no? Hanno cominciato dicendo che c'era un livello di sanità insostenibile, ce n'era troppa. Noi negli anni 80 avevamo 500.000 posti letto, ora neanche 200.000 viviamo. E ci hanno detto che l'unica cosa che si poteva fare era tagliare, perché non era sostenibile, altrimenti avremmo lasciato il debito pubblico sulle spalle dei nostri figli, altra stronzata. Poi ci hanno detto, no guardate, però voi andate in pensione un po' troppo presto, non va bene, è insostenibile questo livello di età pensionabile. Poi però adesso ci vengono a dire che gli anziani vanno protetti perché sono i più fragili, perché sono quelli che muoiono di più per il Covid. Poi ci hanno detto che bisognava, per essere più competitivi, tagliare i diritti dei lavoratori. E allora si sono inventati i job act, hanno tolto l'articolo 18, precariato a go-go, voucher, tutto quello che vogliamo, ora anche la tessera di governo per poter lavorare e la tassa occulta del tampone da 15 euro per assecondare la volontà sadomasochista di Brunetta che deve vedere il bastoncino che si infila nel naso. Il maiale. Ci rendiamo conto che la pandemia non c'entra più nulla in tutto questo, non c'entra più nulla ormai è solo macelleria sociale, sono nuove forme di macelleria sociale che questa solita elite, che è la stessa che negli ultimi 30 anni ci ha tolto ogni diritto, sta usando per toglierci anche quel poco che ci è rimasto. E mentre ci distraggono nel fare questa surreale battaglia per affermare l'ovvio, perché noi siamo qui in piazza, per fortuna c'è il sole che ci ha aiutati oggi, ci ha fatto capire che siamo nella piazza giusta, facendoci compagnia, mentre noi siamo qui ad affermare l'ovvio, semplicemente chiedendo di essere rispettati nelle nostre libertà, loro stanno privatizzando l'acqua, stanno ancora tagliando la sanità, stanno smantellando la giustizia penale, stanno riabilitando il nucleare, stanno facendo tutte le strozzate possibili e immaginabili, mentre ci distraggono in questa battaglia per affermare l'ovvio. Noi però abbiamo da resistere, non possiamo più entrare nei loro shop, non possiamo più entrare,
ci dispiace, sicuramente ci sarà qualcuno che dovrà chiudere, magari quel qualcuno lì si renderà conto che questa cosa è folle, non c'entra nulla col Covid, e magari sabato prossimo, domenica prossima sarà anche lui in piazza con noi. Cresceremo, ci sarà da soffrire, da resistere, perché per rivedere la luce devi attraversare un po' di buio. Allora dico, mettiamo anche in conto questo, che non sarà facile, ci sarà ancora un po' da resistere, qualche altra settimana, qualche altro mese, non lo so, però insieme ce la possiamo fare. Noi resisteremo! E quando tutto questo sarà finito, perché sarà finito e perché finirà, sicuramente ci saranno macerie, sicuramente ci sarà un tessuto sociale sfaldato, sicuramente ci sarà da far riaffermare un nuovo vocabolario, che è quello dell'inclusione, della condivisione, della partecipazione, della non discriminazione rispetto alle argomentazioni becere che loro hanno usato in questi anni per dividerci, per seminare odio dentro le famiglie, per far litigare comitive di amici che magari si frequentavano da anni. Bravo! E quando tutto questo sarà finito, certo non sarà facile resistere, ma quando sarà finito noi ci potremo guardare negli occhi fieri per averlo fatto, per aver resistito, e sarà bellissimo ricostruire insieme una società che sia umana, dignitosa e rispettosa di tutte le libertà. Grazie! Grazie onorevole, grazie. Onorevole, io poi vorrei, magari anche dopo con l'onorevole Cabras, vorrei fare